Martedì 8 di marzo sono con Domenico Carpano, rappresentante, tra i rappresentanti della Marineria di Manfredonia. Allora Domenico, oggi insomma in tanti state consegnando le licenze di pesca alla Capitaneria di Porto di Manfredonia. Non ne potete più, il caro aumento, l'aumento del gasolio non vi consente di andare per mare, perché alla fine dei conti, come abbiamo già evidenziato, le barche andrebbero davvero a rimetterci. È proprio così, è un'iniziativa che non parte soltanto da qua, a Manfredonia, è un'iniziativa a livello nazionale. In questo momento, questa mattina, in tutte le capitanerie di porto, tutti i marinai stanno consegnando tutti quanti i documenti, appunto come dicevi Antonio, perché siamo impossibilitati ad andare in mare. La nafta lievita, ogni giorno troviamo l'aumento della colonnina, ieri stava 1,05 a Manfredonia, oggi 1,15, domani aumenterà ancora. È improponibile continuare a lavorare a queste condizioni? No, è diventato proprio praticamente impossibile, neanche se uno è bravo ad andare in mare o può prendere pure molti pesci, comunque non ce la fa rientrare nel budget. Per questo vogliamo spiegazioni, vogliamo capire, ecco, se vogliono che le nostre aziende rimangano in piedi oppure noi o devono fallire. Tutti in disoccupazione e sbarchiamo tutto quanto l'equipaggio da bordo e dobbiamo stare così. Blocchiamo l'intero paese, l'intera economia di Manfredonia. Ecco, queste vostre recriminazioni le avete portate a conoscenza dei politici nazionali di Manfredonia e di quelli regionali? Allora, Manfredonia è già informata, infatti il signor sindaco ci ha promesso che più tardi verrà qui e presiderà un po' qui con noi. Oltre al sindaco, gli altri politici di Manfredonia, regionali e nazionali? Si stanno muovendo quasi tutti. Domani si dovrebbe andare in massa a Roma, perché era stato chiesto un incontro con il sottosegretario già da giorni, ma il sottosegretario non ha fatto sapere ancora niente. Mantovano. Allora dobbiamo... Non Mantovano, come... Sì, lo so, sottosegretario, adesso non mi viene nulla, tra l'altro l'ho intervistato, quindi non mi ha fatto sapere niente. Non ci ha fatto sapere ancora niente, quindi... Dovremmo andare a organizzare dei pullman ed andare a Roma. A protestare. Non soltanto noi da Manfredonia, tutta l'Italia. A far valere le vostre rivendicazioni. E cosa vorreste voi dal governo? Come si potrebbe risolvere questo problema? L'unica soluzione che ci dovrebbero venire, le soluzioni ce le dovrebbero dare loro. Diminuzione delle accise, perché cosa? Perché il loro mestiere è quello di trovare le soluzioni. Esatto. Però noi possiamo proporre che se loro la nafta non la possono ridurre, almeno che ci diano un contributo, un sovvenzionamento, tipo una barca quando consuma 1000 litri al giorno, quando consuma 1200 euro al giorno, esatto, un'integrazione del 20, 30, 40, 50%, in modo che noi possiamo vivere e sopravvivere. Però non siamo noi, ti ho detto Andò, non siamo noi che dobbiamo dare soluzioni a loro, le soluzioni ce le devono dare loro a noi. E questo è... Il problema noi ce l'abbiamo e loro devono vedere come risolvere. Ovviamente noi collaboriamo con loro. Benissimo, grazie mille.